Seconda parte per il nostro magazine settimanale, iniziamo dalla lotta, dalla polisportiva Mandraccio che ha presentato ufficialmente la stagione 2012-2013, sentiremo il presidente Lucio Caneva ed il figlio Aaron che ha un grande obiettivo, andare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Poi spazio ai Fight Games, grande kermesse organizzata da Marco Costaguta che si svolgerà domenica 9 dicembre al padiglione blu della Fiera di Genova. E poi ancora, sempre legati agli sport a combattimento con il pugilato, con la Celano Box e le interviste a Paolo Celano e Salvatore Costarelli, tornato sul ring dopo un anno e mezzo di inattività. Spazio poi in chiusura ai mondiali nuoto per atleti con sindrome di Down che si sono svolti a Loano, grande soddisfazione per il presidente del comitato organizzatore Dario Della Gatta, per il presidente della Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali Marco Borzacchini, 34 medaglie per l'Italia, ancora una volta ai vertici in questa disciplina dopo i Global Games 2011. There's no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. La palestra Mandraccio esprime alti numeri in generale. Se poi parliamo di lotta e di judo, parliamo dell'agonismo, che è quello per cui io mi impegno in qualità di presidente, tutti i giorni sono qua a soffrire con i nostri ragazzi. Nella lotta abbiamo 35 atleti agonisti, nel judo che abbiamo iniziato a settembre una trentina, e spero che il judo possa raggiungere i risultati che da anni abbiamo nella lotta. Per quanto riguarda i lottatori, sicuramente abbiamo tre o quattro nomi: Nino Tagliavia, senior 60 kg, che speriamo che riesca a vincere il campionato italiano assoluto. Poi c'è Aaron Caneva, anche lui che è campione italiano sia cadetto che juniores, e ne abbiamo altri. Comunque il nostro obiettivo è quello di fare medaglia ai campionati italiani, ma la medaglia del valore più importante, cioè quella d'oro, e spero che anche il judo riesca a fare altrettanto. Come si può fare per mettersi in contatto con voi? Con noi basta rivolgersi in segreteria, il telefono è 010 26 12 37 qui alla Polisportiva Mandraccio, oppure passare direttamente da noi al Porto Antico, davanti ai giochi, l'entrata è quella di Piazza Cavour, tutti i giorni ci troverete, chi vuole provare a fare judo o lotta ci trova sempre disponibile o qualsiasi altro sport. Siamo una realtà giovane, abbiamo quasi tutti meno di 30 anni, abbiamo tutti figli e crediamo nello sport. Noi crediamo assolutamente in uno sport dove sia importante tirare fuori il carattere, come è il nostro lavoro, dove è importante lottare, diventare sempre più forti per diventare i numeri uno, insomma. Già praticato questo sport? Assolutamente sì, io ho fatto judo da bambino, l'ha fatto mia moglie per tanti anni, e ora che ho un bambino che è pronto per cominciare non vedo l'ora, insomma. Carrozzeria Italia è la carrozzeria che mancava a Genova, nel senso che è la carrozzeria con le più ampie prospettive, con le più avanzate tecniche di ripristino, con i tempi più veloci, con il servizio più efficiente. È un'emozione molto forte, soprattutto le prime volte quando non è abituato, è molto forte come emozione, è indescrivibile, diciamo. Ma dovessi descrivere a un tuo compagno di scuola la palestra Mandraccio, cosa gli diresti? Non saprei, è una palestra in cui si impara molto, si impara a lottare, ma si impara anche a vivere, perché la lotta è uno sport che insegna molte cose, come affrontare la vita, perché è uno sport molto faticoso e quindi diciamo che può aiutarmi anche al di fuori della palestra. Il tuo sogno qual è? È quello di fare le Olimpiadi. 9 dicembre, padiglione blu della fiera, arrivano i Fight Games. Marco Costaguto, un'altra impresa. Sì, un'altra impresa, speriamo che vada per il meglio. Chiaramente sono già 4 mesi che ci sto lavorando dietro.
43 aree sono veramente tante, appunto il padiglione blu si sposava bene per questa iniziativa e speriamo di portare veramente dei grandi risultati. Risultati vuol dire tanti campionati all'interno, dai dilettanti professionisti, ben 14 ore di lavoro, quindi penso che sia veramente un lavoro certosino, no? E che stiamo curando al meglio, e tantissime novità all'interno. Avremo dei campionati importanti, avremo tanti campionati regionali dell'FKBMS di tutti gli sport da ring, quindi vuol dire veramente saremo più di 200. Poi avremo la prima volta la Coppa Europa WAPSAC per quanto riguarda la Savat Pro, quindi l'unica federazione a essere riconosciuta a livello internazionale per quanto riguarda questo bellissimo e unico sport per quanto riguarda i professionisti. Poi avremo appunto alla sera il Gala Pro con Italia-Francia, la sfida con i grandi campioni, uno dei tanti sarà Corrado Sestito, sarà Rainy da Roma che ha vinto le altre selezioni giù a Glory a Roma. Avremo la semifinale mondiale con il nostro Zaccaria contro il nostro numero uno dalla Francia per quanto riguarda la semifinale mondiale di box francese Savat. Avremo le Mission Martial Arts con il nostro Cristian Leoni, peso massimo qua di Genova. Quindi voglio dire, avremo tantissimi campionati intensificati, avremo un campionato italiano anche di Kempo all'interno e tantissimi campionati interregionali di diverse altre discipline. È stata un'annata alla grande, abbiamo già fatto 9 manifestazioni e speriamo bene, comunque l'annata è andata benissimo. I tecnici siamo io, che sono Paolo Celano, mio fratello Enzo Celano, e abbiamo 25 ragazzi agonisti, quest'anno ne hanno già combattuti 25, poi non sappiamo. Comunque siamo su tutti i fronti, siamo attivi, abbiamo l'attività giovanile, partecipiamo ogni anno ai campionati italiani, poi abbiamo junior, school boys, youth, abbiamo un po' tutte le serie da sviluppare. Prossimo anno abbiamo di nuovo i ragazzini nuovi del 99 e del 98 che devono esordire, si comincia sempre con i tornei esordienti fino ad arrivare agli assoluti, dove quest'anno anche a Roma speriamo di arrivare in fondo. Io sono preparato al massimo e penso di fare un bel match e vincere. L'umiltà è la cosa migliore del pugile. E poi naturalmente con l'esperienza nasce tutta la tecnica e tutte le varie cose che ci sono. Hai un idolo? Mike Tyson. Ma ho preso le orme un po' da mio fratello che ha iniziato lui e poi ho iniziato così e poi mi è piaciuto e mi ha appassionato e ora siamo qua. Grandi numeri non soltanto in vasca, in Loano ho visto ancora ieri sera sul lungomare passeggiare queste famiglie australiane, sudafricane e messicane che vedevano tra l'altro accompagnati anche da un bellissimo cielo stellato e una luna piena, quindi anche su questo siamo stati fortunati. Loano sì, sempre con noi, ancora una volta la giunta del comune di Loano ci ha abbracciato e ci ha sostenuto per questa grande iniziativa. Considerate che nell'aspetto, come dire, turistico sportivo, in una cittadina che comunque è piccola, avere circa 300 persone per 8 giorni, 2500 presenze in novembre è come si dice, è tanto grasso che cola, quindi è veramente un'operazione turistica non indifferente. Noi abbiamo due grandi contenitori, uno di carattere agonistico e uno di carattere promozionale. Ora il nostro contenitore promozionale, che è nato storicamente in maniera un po' dimessa, cioè nel senso che lì ci andavano a finire i ragazzi che non avevano possibilità o opportunità di comunque svolgere attività agonistica, in realtà negli anni si è trasformato in effetti in un'attività pre-agonistica a tutti gli effetti. Cioè se qui vediamo dei ragazzi oggi sicuramente fortissimi, perché l'Italia è seconda nella ranking mondiale, per cui abbiamo ragazzi veramente atleti veramente forti. Però ecco, credo che sia importante sottolineare che nel settore promozionale abbiamo tutti bambini down di 9, 10, 11 anni
che fra non molto sostituiranno i nostri fenomeni di oggi. Nel momento stesso in cui loro gli fossero aperte le porte delle Paralimpiadi, è chiaro che hanno raggiunto il top per lo sport per disabili, quello sicuramente è. Però ecco, io credo che molto importante sottolineare sia il fatto che i genitori giovani oggi sono molto più portati rispetto a ieri a non rinchiudersi nella propria casa, a meditare e a piangere per avere avuto un figlio down. Per noi è stata una settimana impegnativa e dal punto di vista agonistico anche, nel senso che noi abbiamo praticamente le nostre squadre agonistiche che provengono dalla nostra scuola nuoto e hanno attività. Questa è un'attività, diciamo, parallela, sempre importante, e abbiamo potuto valutare in effetti capacità diverse che non avevamo mai visto. Dal punto di vista tecnico abbiamo riscontrato proprio che la disabilità si avvicina molto ai normodotati, nel senso che i tempi che vediamo in queste manifestazioni sono paragonabili a categorie presenti sul territorio nazionale per i normodotati. Lo sport è sport a 360 gradi, per cui va vissuto per ogni singola situazione, e quando c'è agonismo è ovvio che l'intervento, in questo caso del Doria Nuoto Loano, è stato importante anche come, diciamo, sostentamento per gli atleti in gara della nostra nazionale. Abbiamo quindi sentito il bilancio dei mondiali di nuoto Zaiso di Loano per bocca del presidente del comitato organizzatore Dario Della Gatta, del presidente della FISDIR Marco Borzacchini, del tecnico del Doria Loano Nuoto Roberto Po. Il nostro viaggio tra le stelle finisce qui, vi diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora su Primo Canale Sport. Vi chiediamo per intanto di continuare a seguirci sul sito www.stellenellosport.com. Ciao!